Benvenuti, bentrovati. Siamo ancora una volta qui con GEG Italia. Io sono Filomena Pizzulli. Ormai mi conoscete perché è nuovo, sono la leader di GEG Italia. Insieme a me ci sono altri co-leader, c'è tutto uno staff e organizziamo e pensiamo sempre questi interventi sul nostro canale YouTube proprio per essere vicini ai docenti, darvi sempre anteprime su nuove applicazioni o piattaforme e magari darvi anche qualche consiglio per una didattica sempre innovativa. Ci piace proprio la nostra vision, lo diciamo sempre, quella di condividere le nostre scoperte, le nostre buone pratiche con tutti quelli che ci seguono. E se pensate che queste live, questi interventi possono essere utili, condivideteli anche con i vostri colleghi. In particolare, oggi accompagnata dalla mia amica ormai, Marilena Ferraro. Ciao Marilena, Ciao, benvenuta. ciao, grazie, E grazie. insieme anche a un'altra co-leader, Melissa. Melissa, hai spoilerato nel tuo cognome ciò di cui parliamo oggi. Era già nel titolo, perché oggi è la seconda puntata di una collaborazione che abbiamo iniziato e di cui veramente siamo molto orgogliosi e molto fieri, perché veramente è un'anteprima per l'Italia e direi anche per l'Europa. Quindi se c'è qualcuno all'ascolto di altre GIG Italia e Europa, ogni tanto lo so che passano a salutare. Possiamo organizzare qualcosa anche con le vostre GG, perché non siamo gelosi. Noi ciò che scopriamo lo condividiamo sempre. La nostra mission è la condivisione, Sempre. Marilena, condividere sempre. È una sempre. promessa che ci siamo tatuati sul cuore. E dico sempre che non è da tutti, non è da tutti avere questa, diciamo, vocazione alla condivisione, chiamiamola così. È vero, abbiamo iniziato così durante la pandemia, dove la condivisione era quasi, dico, necessaria, diciamo, in quel momento era veramente quasi una missione per noi docenti, adesso è diventata poi un'abitudine ed è veramente bello, bellissimo, vedere poi il riscontro. Perché ti chiamano, ti dicono grazie, ho seguito la live, l'ho messa in pratica, vi ricordo, oltre il sito, tutti i nostri canali, abbiamo un gruppo supporter che adesso vi mettiamo in chat, che è veramente meraviglioso perché c'è tanta voglia di imparare, quindi le persone chiedono, gli altri rispondono, c'è uno scambio continuo. Bene, detto questo, ritorniamo al nostro ospite, lo facciamo entrare subito. Ciao Manuel Lupi Ciao a tutti. Pixler. Allora, Ciao, ciao. Manuel, l'abbiamo detto Grazie. l'altra volta, abita in Malesia, Kuala Lumpur, la Malesia. capitale. Esatto, in Malesia, dove c'è la, no, forse l'ha perso il primato, il grattacielo più alto del mondo. No, ha Mi sa che l'ha perso, perso contro Dubai, no? sì, esatto, sì, una volta, Davvero? qualche annetto fa, diciamo, Esatto, però è comunque, diciamo, per ricordarvi per geolocalizzarci, come piace dire a Marilena, che la Marilena apriamo Google Earth, dai, apriamo Google Earth. apriamo Google Earth per capire un po' di che cosa stiamo parlando, è uno diciamo, delle città e anche dei monumenti apparso in uno dei film di Mission Impossible. C'è proprio Tom Cruise che scivola sul grattacielo e quasi cade per fare la sua mission. Va bene, bando a queste chiacchiere cinefile. Vi ricordate, se avete seguito diciamo, l'intervento, la live precedente, Melissa era un'insegnante. Ero. Era un'insegnante Adesso è che aveva cambiato fatto. lavoro. Esatto, ma ha capito che è meno di una... andato in Malesia da Manuel. Era un'insegnante che aveva fatto la richiesta dell'account per la scuola, l'account Edu, che Manuel ci ha spiegato, vero Manuel? Lo ripetiamo per chi magari non ha seguito o non ha proseguito il nostro, non ha seguito il nostro consiglio di registrarsi con l'account Edu. In pratica, noi insegnanti abbiamo con Pixlr che cosa? Allora, la possibilità col programma Pixel Education è quella di accedere alla versione premium gratuitamente per un anno, non solo per gli insegnanti, ma per l'intera scuola, quindi coinvolgendo tutto il parco Quattro docenti, macchine. studenti. Ti è venuto così. Siamo delle macchine, facciamo tante cose, quindi ci sta. Tutto sì, il collegio docenti, quindi non soltanto individuale, ma proprio anche a livello di dominio. Esatto. Quindi Melissa aveva fatto questa richiesta. Melissa, poi questa richiesta è stata evasa? Ti hanno risposto questi di Pixlr?
rullo di tamburi. Sì, mi hanno risposto. Ah, sono veloci allora. Bene, bene. No, allora, no, vediamo la risposta. Condividiamo lo schermo di Melissa. No, un po' di marketing. Se non avete visto la live, andatevela a vedere. Vedere, se no vi manco un pezzettino. Un mio preziosissimo intervento in cui mostro tutta la trafila, facile, facile, per poter chiedere la versione di Pixlr, è detto, è Pixlr tutto veramente. E comunque Melissa, oltre a fare quello, hai anche mostrato degli esempi di grafiche che hai realizzato meravigliose, che abbiamo utilizzato anche a livello di GG Italia, perché lei è la nostra maga della grafica, per cui è esattamente tutte le immagini che vedete le prepara lei, le nostre grafiche, le nostre locandine. Anche diciamo il template per le nostre presentazioni, quindi se non lo fa lei te lo voglio dire, quindi andatela a riguardare perché ci sono dei belli esempi. Vediamo però questa risposta. Mi aiutano un po' anche Arianna e la mia sciuccetta, perché sennò Ornella Pepe, Arianna Pisapia, che le salutiamo, assolutamente, esatto, meravigliosa, perché sennò poi... Allora vediamo cosa mi rispondono questi di Pixel Reddit. Allora, aspetta che qua per condividere io ho bisogno di capire, presenta, non è difficile. No, non è difficile. Non è difficile, vediamo se riesco a presentare quello che voglio presentare. Schermo intero, così andiamo. Ecco, finestra. Ah, ecco, ricordiamo che così come Google Meet, anche in StreamYard, che è il programma che noi utilizziamo per lo streaming su YouTube, si può condividere una scheda, una finestra e lo schermo intero. Ricordatevi queste piccole differenze se siete nostri follower, ormai usiamo questi termini nuovi, se noi siete nostri follower l'abbiamo detto tante volte, quindi mi raccomando, non dimentichiamo. Saranno abituati. Sì. Ti hanno risposto in inglese. In English, sì, ma io l'inglese sai che lo so così, no? Esatto. Dear Melissa, we are excited to announce that Pixlr is now part of the ICI Val Baratella, che è la mia scuola. We are proud, siamo orgogliosi di lavorare con le scuole e le organizzazioni in tutto il mondo, inclusa la tua. E i termini, andiamo avanti, niente, insomma, hanno accettato il tutto. Allora, vedete cosa c'è scritto? Any accounts registered on Pixlr with the dominio, yes, quindi sarà automaticamente riconosciuto e otterrà quindi l'account Edu Upgrade. Quindi basterà, esatto, per i colleghi di Melissa loggarsi, fare il login con le credenziali scolastiche dell'account scolastico, avranno in automatico la versione, quindi non c'è da fare una nuova registrazione, una nuova richiesta per tutti gli insegnanti, viene in automatico ampliato a tutti quelli che fanno parte, che utilizzano le account del dominio scolastico. Sì, devo dire una cosa che è a favore di Pixlr per noi animatori digitali, che di solito quando ci danno questi abbonamenti, facciamo questi abbonamenti, dobbiamo sempre fare delle azioni nel pannello di amministrazione, quindi fare un'affiliazione con l'app. Qui non dobbiamo proprio fare nulla, quindi è veramente, veramente un respiro di sollievo per tutti noi animatori digitali e amministratori della console, o in questo caso parliamo della console di amministrazione di Google Workspace. In generale sono la stessa persona, Marilena, almeno nella nostra esperienza, sì. Animatore digitale, amministratore della piattaforma Google, di solito combaciano. Sì, assolutamente sì, pure nella mia esperienza. Oltretutto la registrazione è stata breve, perché era un form, l'ho compilato, ho messo i dati della scuola, ho mostrato, certificato di essere una docente, ho messo il dominio e da lì basta, non ho più fatto nulla, e dopo poco ho ricevuto questa bellissima mail e mi dice tra l'altro che per 12 mesi, quindi per un anno, avrò la versione Edu Pro Edu Manuel, come sì, sostanzialmente la versione premium sbloccata, sì, diciamo così, per la scuola coinvolta nello specifico. Sì. Se vedete la coroncina vicino al vostro nome, siete sicuri che avete l'account premium. Comprende l'accesso a tutte le funzioni premium, che appunto sono evidenziate da un'iconcina
dorata, una corona dorata, oltre a tutti i template premium, le risorse premium, quindi è un accesso totale al programma a 360 gradi. E poi in questa mail fa vedere di allora, nei sì, per 10 mesi avrai questo, e per vedere il tuo status della tua iscrizione, basta che vai nel mio account e poi nella subscription. Lì era un po' diversa in realtà da come ho visto adesso, comunque più o meno. Sì, è la sezione, appunto, il mio account dove poi praticamente viene riportato il tipo di abbonamento che si ha. Quindi da lì si Esatto. può rilevare appunto che è stato effettuato l'upgrade. È Yes. cambiato un po' la grafica, però la Esatto, quello sostanza è quella. La dicevo. La sostanza è sostanza è quella. quella. Allora io sono andata subito a vedere, non so se farlo, ve lo faccio vedere, ma sì, dai. Intanto già avevo un po' di cose aperte. PXLR Editor, dovevo mettere una I, ma penso che me lo legga lo stesso. PXLR. Voilà. Eccolo là, Google ci aiuta, forse volevi dire Pixlr. Forse, dato che c'ho un computer che ultimamente è un po' lento, devo farlo rivedere. Mac, per carità, però Beh, registra. lavorando con la grafica, si sa, i computer poi si Vediamo se rallentano un po'. si muove. Allora, esatto, anima il cricetino che c'è dentro il tuo computer, animalo un Vai, po'. Criceto, vai che ce la puoi fare. Dai, ce l'ha Guarda fatta. qui, la vedete la coroncina? Eh sì. Eccola Aumento. lì. Ci sta, È ci sta. quella. E dovrei forse andare a vedere dentro Facturation. Eccolo qua. Premium, abbonamento annuale, valido fino al novembre, 21 novembre del 2023. Costo 0 dollari. E da questo Beh, la momento. domanda che si faranno tutti, però tanto Manuel qui non può rispondere ancora, che cosa succede dopo un anno? Perché ovviamente hanno iniziato adesso a lavorare sull'Italia, vero Manuel? Sì, poi avremo dei pacchetti speciali per le scuole, pacchetti a pagamento per chi vuole proseguire l'avventura, insomma, col programma Edu, che comprenderanno anche altre attività, oltre chiaramente all'accesso alla versione premium. Quindi anche, diciamo così, risorse extra, risorse didattiche e certificazioni, eccetera. Stiamo ancora, come dire, lavorando sui dettagli, però l'idea è quella, appunto, poi di offrire alle scuole che vogliono proseguire, diciamo, dei pacchetti a pagamento adatti alla loro dimensione per coprire un po' tutte le esigenze, appunto, per tutti, viene di nuovo il parco studenti. Esatto, sì. Soprattutto per la scuola italiana, perché esistono per le scuole, di altri paesi, ma la scuola italiana ha determinate esigenze, No, giusto? sai cosa, Marilena? Poi in un anno di prova tu hai la possibilità di capire qual è la funzione che magari ti serve di più, ti piace di più, e quindi magari nel pacchetto che poi vorrai acquistare Scegli prevedi una soltanto, piuttosto che l'altra. esatto, la parte di Pixlr, che è molto ampia, la parte di Pixlr che più è utilizzata e che più ti è stata utile in quell'anno. Ecco perché ritengo sia importante questo anno di prova, che non sia un mese, 3 mesi, ma avere un anno significa che in un Un anno, anno puoi sì. davvero lavorare e fare tantissime prove, ma anche farle fare agli studenti, insieme agli studenti, perché noi diciamo sempre che dobbiamo essere veicolo di conoscenza, ma poi dobbiamo far mettere in pratica ai nostri colleghi e agli studenti ciò che abbiamo loro insegnato. Anche qui, Assolutamente. se mi permetti, aggiungo questa postilla, poi mi taccio. No, vai, vai. Una delle cose molto importanti è l'utilizzo di immagini non coperte da copyright. Quindi, nel momento in cui gli si insegna ad usare uno strumento, che può essere Pixlr, che tratta appunto di immagini, ecco che diventa come anche pretesto per usare un uso, avere un uso consapevole di quello che Sapere. sono il copyright, quello che è il copyright. Perché, tra l'altro, Pixlr offre una banca di immagini Esatto, sì. libere da. E questo è importante. Questo è un modo per insegnare ai ragazzi che non è che possiamo prendere qualsiasi immagine e schiaffarla su un volantino e promuoverlo, perché ci sono i diritti d'autore. Invece, in questo caso, abbiamo uno strumento che ci permette di essere liberi e allo stesso tempo, però, permette all'insegnante di fargli notare che
si può fare perché le regole, esatto, ci sono delle regole e questo strumento permette di fare rimanendo nelle regole, nella legge, nella legalità. Esatto, perché a volte mi riaggancio un attimo, mi riaggancio un attimo a te, Melissa. Scusami, Marilena, se ti ho tolto la parola. Perché a volte per noi insegnanti diventa complicato riuscire a trattare tanti argomenti e a volte ci sentiamo overwhelmed, si dice in inglese, no? Cioè sopraffatti, perché non riusciamo a portare avanti tanti discorsi, tanti rami di ciò che vorremmo fare. In realtà, con questa maniera tu puoi trattare, facendo grafica, uno delle chiave di competenza digitali europee, che è appunto la sicurezza del navigare online. Quindi unisci due cose insieme. Marilena, cosa stavi dicendo? Proprio questo, educazione digitale, educazione alla cittadinanza digitale, lo fa implicitamente utilizzando tutti gli strumenti, no? In questo caso riguarda le foto, poi l'altro riguarda la condivisione, dipende insomma dalle applicazioni che utilizziamo. Però, come dici tu, ci fa risparmiare tempo nell'educazione. Esatto. Allora, fatta tutta questa premessa, Manuel, adesso è il tuo turno. Tutto allora, a proposito, come sopra dicevamo, dell'animatore digitale che fa l'amministratore di Google e poi in questo periodo dell'anno è alle prese con le brochure, le locandine degli Open Day. Quindi a volte, siccome lo facciamo magari per tanti anni, abbiamo sempre necessità di trovare modi nuovi per catturare con le immagini, perché alla fine dobbiamo fare anche marketing, no? Cioè dobbiamo attirare i nostri studenti e le loro famiglie, e abbiamo questa difficoltà a trovare modi nuovi e facili però per poter realizzare quanto ci viene richiesto. Che cosa ci può aiutare a fare Pixlr? Sì, allora, ne abbiamo parlato proprio giustamente il suggerimento, visto anche il periodo dell'anno che mi avete giustamente fatto, era quello di pensare all'Open Day, che è diciamo, un appuntamento importante, e quindi, visto che siamo lì nel periodo caldo, ho pensato appunto di mostrare come creare un poster per un Open Day usando Pixlr X, che è uno degli editor a disposizione di tutta la suite Pixlr. Quindi vi farò vedere brevemente. Un secondo solo, voglio sistemarmi un attimo. Sì, nel frattempo riassumo un attimo, magari Marilena e Melissa mi aiutano, riassumo un attimo i vari pacchetti, ecco, il parco macchine, visto che a lui piace usare questo termine, lo diciamo anche il parco macchine che abbiamo, di cui possiamo, che possiamo utilizzare, possiamo avere a disposizione, non mi veniva il termine, quando la ruota, yeah! Esatto, la ruota, che è rotolata da lì, abbiamo Pixlr E, Pixlr X, poi abbiamo Remove Background, Photomesh Studio, adesso ve li mostro. Batch Editor. Esatto, diciamo che per quelli i neofiti, quelli che hanno bisogno di template belli, facili da maneggiare, da sistemare, alla fine utilizziamo il Pixlr X, infatti si chiama Design Express come sottotitolo, perché esatto, è davvero molto molto facile, molto, molto facile, intuitivo, sì. Ecco, a differenza di Pixlr è che ha bisogno di una competenza un po' più avanzata nel campo della grafica, ma se avete avuto mai a che fare con Photoshop, ce lo raccontava Manuel l'altra volta, molti esatto, comandi e molti e molte l'interfaccia è molto simile, ok? Quindi non ci crea tantissimi problemi. Allora, una domanda un po' di Manuel alias Samuel, ma Pixlr potrebbe essere che un giorno farà anche in questo parco macchine una piccola applicazione per la grafica vettoriale? Al momento non è previsto, però potrebbe, io non mettiamo limiti alla creatività, perché insomma gli sviluppi sono stati tanti anche nei tempi più recenti, quindi potrebbe essere un domani. Ci sono diciamo degli aspetti tra virgolette un po' più che risiedono nell'ambito vettoriale, anche se chiaramente il programma, adesso non voglio entrare più troppo nei dettagli tecnici, però è un programma che lavora su immagini bitmap, quindi un programma di fotoritocco, ecco,
però ci sono anche degli aspetti, magari mi soffermo un attimo dopo. Vi suggerisco al volo un'altra applicazione gratuita del nostro gruppo per la grafica vettoriale, che è un altro, eccolo qui, Vector, è un altro nome, diciamo, facile da pronunciare. A voi le vocali proprio non piacciono. Non le abbiamo comprate alla ruota. Completamente gratuito e funziona praticamente, adesso vediamo se mi ricordo la password, funziona come un programma, cioè funziona per realizzare figure vettoriali, quindi è un programma vettoriale, così la butto lì. Anche qui ci sono dei template già pronti da poter sfruttare? Ho visto. No, Vector è un po' questo più... Questo è per persone avanzate come Melissa, diciamo. Sì. Però forse diciamo... delle stampanti 3D, una cosa del genere, potrebbe essere anche utile in quel senso. Come, scusami? Per le stampanti 3D, per creare immagini per le stampanti 3D. Mi sa che non hai messo la password. No, vabbè, comunque magari, ecco, poi vediamo se riusciamo a fare un contributo anche di questo. Però ecco, lo dicevo così, apro questa parentesi, la chiudo, giusto per dire che esiste anche nel gruppo, in quello che noi chiamiamo ecosistema creativo, anche un programma vettoriale. È gratuito, quindi basta un login, una registrazione con l'email. Assolutamente, semplicemente la registrazione. E tornando un attimo a Pixlr, io non so se avete altre domande. Ok, perfetto. Ma Manuel, ma pure tu ti devi abituare che noi ti interrompiamo sempre. Mica te la rendiamo facile la cosa, sennò... Vabbè, legittimo, sono qui a posto. Comunque, cerco di farvela il più veloce possibile. Parto appunto dalla versione X, appunto quella più snella. Partendo dalla dashboard iniziale, il pannello di controllo, abbiamo l'accesso rapido sia ai propri progetti, sia ai template qui in basso, e anche sulla sinistra la sezione completa con tutti i progetti, appunto i template, che poi sono suddivisi in alto in varie categorie. E si possono anche individuare scorrendo. Faccio una brevissima premessa quando parliamo dei progetti che rimangono in memoria. Lo dico, al momento i progetti creati rimangono sì disponibili nel proprio profilo, però sono legati alla memoria della cache del browser, che significa che se andate a svuotare la cache, che è un'operazione che si fa spesso per liberare la memoria del browser, eccetera, vengono cancellati anche i progetti. Quindi in futuro sarà disponibile una modalità cloud vera e propria di Pixlr, però al momento la funzione online si appoggia appunto alla memoria del browser. Quindi quello che consiglio, siccome c'è la possibilità di farlo, è salvare i progetti, soprattutto quelli che possono risultare più importanti, come una locandina per un evento, eccetera, nel formato nativo di Pixlr, ve lo mostrerò dopo, in modo che potete avere sempre il file con voi e utilizzarlo poi anche su altri supporti, se utilizzate altri computer, eccetera. Quindi questa è una cosa che volevo dire per evitare sorprese, magari uno conserva tutta una serie di progetti e poi non li trova più. Ma diciamo che questo è fondamentale, soprattutto per noi che lavoriamo di anno in anno sugli stessi template e che aggiorniamo, esatto. Insomma, quindi sì. Tornando poi alla sezione template, sempre qui sulla sinistra, il primo modo in cui noi possiamo appunto creare una locandina è appunto partendo da un template. Quindi io qui in alto, per esempio, seleziono la sezione volantini e posso scorrere in rassegna tutti quelli che sono le composizioni grafiche a disposizione. Ecco, ce n'è una qui proprio a tema, ce ne sono diverse a tema scolastico. Quindi utilizzando questo template ci piace, posso praticamente già operare. Questa è l'interfaccia di Pixlr X, mi soffermerò sui dettagli tra un attimo, però ecco, per dire che già se clicco sull'immagine mi si apre questo menu sulla sinistra, cliccando su imposta immagine posso cambiare il contenuto del frame, appunto della cornice
nella questione. E quindi, per esempio, ne mettiamo una a tema. Nel nostro caso noi facciamo sempre le foto della scuola, degli ambienti, oppure foto di eventi che abbiamo fatto. Quindi ce l'abbiamo già pronte, insomma, pronte per essere utilizzate. Sì. Perfetto. Manuel, poi... mentre, prima che vai avanti, volevo chiederti una cosa. Tu hai scelto questo template scorrendo la galleria dei volantini, giusto? Sì. Ma non ho trovato la casella della ricerca. Se io volessi ricercare un template per parole chiave, per esempio Open Day oppure Back to School, devo scorrere per forza la galleria? Non posso fare una ricerca tematica? Allora, al momento non è ancora disponibile una barra di ricerca tematica. C'è un'altra pagina che posso consigliare, se andiamo proprio sulla home page di Pixlr, quindi non l'interfaccia suite. Qui in basso, nella sezione template, c'è proprio questo link, Esplore Template. Ok, lì si può fare una ricerca. Sì, ci sono, diciamo, altri tag, altre parole chiave che si possono utilizzare e anche la barra di ricerca per determinate, diciamo, possibilità per quanto riguarda... Sì, per quanto riguarda i template disponibili. Poi verrà integrata anche una barra di ricerca anche nella sezione all'interno dell'editor, però diciamo al momento c'è la possibilità di farlo così. Tornando un attimo a bomba, qui poi praticamente volevo solo far vedere che selezionando le caselle di testo si apre poi il pannello dove è possibile gestire il testo o comunque con un doppio clic sulla casella in questione si possono poi fare le proprie modifiche. Quindi questa è la parte più, diciamo, la modalità più facile per creare una locandina. Voglio far vedere, cercherò di essere esaustivo ma anche breve, anche come crearla a partire da zero, giusto per fare anche un'esplorazione di quelli che sono le funzioni a disposizione. Quindi parto ancora una volta dal pannello di controllo, vado sulla sezione Crea nuovo, sotto il bottone Apri immagine. Qui abbiamo la possibilità di partire dalle dimensioni di default, vari tipi di predefiniti che possiamo scegliere in base alla tipologia di lavoro che vogliamo fare, e nella sezione stampa, in questo caso scelgo A4, vedete che qui sulla destra poi posso nominare il mio file, molto facilmente, eventualmente anche modificare, se volessi, i pixel, e anche dare uno sfondo direttamente. In questo caso farò vedere in seguito un'altra modalità per fornire uno sfondo, un background. Andando su Crea, qui in basso, poi apro il documento appunto nuovo con le caratteristiche che ho scelto. Questa è l'interfaccia che vi ho fatto vedere brevemente prima. Noterete che qui sulla destra abbiamo appunto il menu con i livelli, che sono appunto i vari strati su cui noi poi andiamo a inserire vari elementi da far interagire. E poi tutti gli strumenti, come accennavo anche in precedenza, sono disponibili sulla sinistra. Qui sulla destra in alto c'è la sezione aggiungi livello, vado ad aggiungere quindi un nuovo livello, una nuova sezione della nostra composizione grafica, posso scegliere aggiungere un'immagine, un testo, eccetera. In questo caso mi soffermo su forma, ecco, vedete, inserisco quindi una forma grafica. Vedete che qui il menu relativo sulla sinistra mi permette poi di cambiarla anche in base alle possibilità, eccetera. In questo caso mi va benissimo un rettangolo, scelgo in basso i colori. Vedete che poi in realtà io posso usare un colore neutro o anche una sfumatura o varie sezioni, quindi questo mi dà varie possibilità, anche un pattern volendo. Questo per dire che questa, diciamo, è la parte più vettoriale a cui mi riferivo in precedenza, nel senso che la gestione delle forme è un po' più simile a quella che si fa in programmi come Illustrator o comunque programmi di grafica vettoriale. Tornando a noi, in questo caso io voglio semplicemente uno sfondo piatto, diciamo così, quindi mi scelgo il mio colore, lo vado a posizionare. Vedete che poi io, tirando gli angoli, posso rimpicciolire, diminuire, eccetera. Ingrandire la forma, ho questa maniglia che mi permette poi di ruotarla, prendo shift
posso ruotarlo in maniera, diciamo così, dritta. Quindi vado a ridimensionarla e così via. Perfetto, quindi abbiamo il nostro sfondo. Aggiungo di nuovo un livello qui in alto a destra, voglio aggiungere una foto in questo caso, che voglio fare un bel background. Ecco, quindi avrò un altro livello con un'immagine. Vedete che qui in basso io posso zoomare all'interno della foto. In questo caso uso la rotellina del mouse per andare avanti e indietro, quindi per poter zoomare. Poi eventualmente c'è anche la possibilità di annullare, quindi tornare al passaggio precedente o ripetere l'azione. Quindi questo mi permette di andare avanti e indietro e annullare errori e così via. Il classico Ctrl Z per tornare indietro. Per quanto riguarda l'immagine, in questo caso, ecco, tornando indietro, la ridimensiono, tenendo premuto Shift per rispettare le proporzioni, la metto, diciamo, grosso modo così. Ora, vedete che qui, sulla destra, nella sezione dei livelli, posso muovere un livello, cambiare l'ordine, diciamo così. Quindi in questo caso la foto la vado a mettere sotto lo sfondo arancione. Qui se clicco sul livello con lo sfondo arancione c'è un menu, una iconcina con tre puntini che apre il mio menu, dove io posso scegliere questa sezione opzione di fusione, dove posso far interagire il livello, scelgo praticamente come sovrapporlo. In questo caso piuttosto che usare questa opzione, vado in basso, scelgo opacità, quindi gioco sulla trasparenza. Voglio giusto far vedere un po' leggermente la foto di sotto, per dare, diciamo così, uno sfondo con una foto al nostro posto. Ok, fatto questo, io consiglio sempre... Un secondo, sì. Perché i colleghi, che li conosco molto bene, fanno un piccolo errore con le foto. Tendono a strecciarle. Ecco. Quindi puoi far vedere come non strecciare, perché è un errore a livello proprio grafico, oltre che certo. Allora, se io tiro gli angoli, normalmente succede questo orribile effetto, che sono d'accordo, non è bello da vedere. Invece basta tenere premuto il pulsante Shift della tastiera mentre si ingrandisce o rimpicciolisce l'immagine, in modo che così noi abbiamo la possibilità di mantenere le proporzioni originali della foto. Quindi questo torna assolutamente utile, sia per le forme, sia per le foto, sia per le immagini. L'importante è ingrandirle o rimpicciolirle tenendo premuto il pulsante della tastiera Shift. Ora rifaccio un attimo, ecco, rimetto il livello a posto. Un consiglio, sempre in questo menu che ha ogni livello, di bloccarlo. Vedete che ci sono delle opzioni in basso per duplicare il livello, bloccarlo, renderlo invisibile. Io in questo caso lo blocco con la sezione bloccata, faccio lo stesso con lo sfondo arancione, che posso anche rinominare la sezione in alto, quindi blocco tutto e siamo a posto. Ok, adesso diciamo quello che faccio è dividere il poster in due, quindi sempre con aggiungi livello che faccio, aggiungo un'altra forma. In questo caso cambio dal menu sulla sinistra la forma, mi serve un ovale, lo scelgo in bianco e lo facciamo ruotare tenendo premuto sempre Shift, usando la maniglia in alto, ecco qui, e cambio la dimensione, lo mettiamo giusto in basso. Voglio dare un po' di colore, io che faccio? Allora, qui in alto del livello, sempre dal menu, clicco duplica, dal menu sulla sinistra cambio colore, quindi posso scegliere appunto o lo stesso o uno più chiaro, quindi lo posiziono il livello sotto e poi lo muovo in modo tale da tenerlo come elemento grafico. Adesso lo ingrandisco un po', così lo rendo anche un po' più dinamico. Lo mettiamo così, a posto, così diamo un po' di vivacità. Ok,
Passiamo allora alla parte testuale. Qui sulla sinistra abbiamo la sezione aggiungi testo. Appunto, qui posso o usare un template di testo, tra quelli a disposizione. Ah, un attimo che lo faccio vedere di nuovo. Ecco. Template di testo che mi permette praticamente di appunto poter utilizzare uno dei template a disposizione e appunto poi modificarlo in doppio clic e posso scrivere quello che voglio. Questa è un'opzione, se voglio inserire un titolo, una grafica e così via. Vedete che poi tutti gli elementi del template sono disposti sui vari livelli sulla destra. In questo caso io lo voglio creare da zero. Cosa faccio? Vado su aggiungi testo sulla sinistra e clicco appunto sulla sezione aggiungi testo in alto. Qui abbiamo il menu che gestisce quella che è la casella di testo che vediamo in scena. Vedete che qui in basso posso aumentare le dimensioni, vediamo di farlo abbastanza grande. Qui in alto abbiamo il menu con tutti i font, ce ne sono tantissime a disposizione, c'è una libreria veramente vasta. Io qui ne ho caricato qualcuno perché c'è anche la possibilità, come vedete qui in basso, anche di caricare i propri font. Quindi e doppio clic mi faccio la mia il mio titolo, ecco. Lo sistemo, vedete che poi qui sulla sinistra posso anche allinearlo ulteriormente, aumentare le dimensioni e così via, ma lo metto qui in alto. Posso anche, come dire, aggiungere altre decorazioni, per esempio sempre nella sezione forma, qui in basso posso disegnare, nella sezione disegna, qui in basso a sinistra, posso aggiungere un nuovo livello e disegnare una forma, vedete qui abbiamo vari strumenti, qui in alto posso disegnare una forma direttamente da qui, in questo caso non mi interessa riempirla, mi interessa un contorno, quindi decido lo spessore e mi disegno un elemento grafico. Per diciamo dare una cornice al titolo e metterlo più in evidenza. Ora posso anche aggiungere chiaramente per esempio il logo della scuola, quindi vado in alto a destra sempre su aggiungi livello, scelgo immagine e carico poi il logo della scuola. Io adesso ne ho inventato uno così con un altro degli strumenti a disposizione, vediamo, eccolo qui, lo mettiamo. Gli sviluppatori di collegare anche col Drive, che tante volte noi abbiamo, si può fare al momento, quello sarebbe comodo. Sì, al momento non è disponibile questa funzione, però l'idea è di avere comunque delle funzionalità cloud di Drive, proprio in modo che ognuno poi ha la sua come dire la sua cartella con tutte le risorse. Ci arriviamo, siamo sulla strada. Poi possiamo aggiungere dell'altro testo. Io poi qui, ecco, diciamo, sempre aggiungendo del testo dalla sezione sulla sinistra, possiamo, ecco, aggiungere un'altra casella. E, per esempio, mettere così un invito. Ecco, adesso vediamo. Sì, magari i giorni, esatto, i giorni degli open day, gli orari. Sì, io questa sezione qui pensavo di metterla giù, io adesso diciamo metto giusto degli elementi di esempio. Ecco, ma fai bene anche a dire quali elementi, alle volte, ma non, però, non ci si pensa, no? Ma ci sono delle info che sono fondamentali, anche solo la via. Cioè, sembra una banalità, certo. Alle volte mi è capitato di vedere dei volantini in cui mancava il dove, questo è importante. Quando, l'ora, cioè non c'erano le informazioni base, per intenderci. E magari ce n'erano altre superflue, Melissa. Esatto, quindi come diciamo, focalizzare le info necessarie, che sono, come diciamo sempre noi, less is more. Less is more. Assolutamente, questo è fondamentale. Allora, intanto io ho fatto semplicemente inserendo qui più che altro un invito all'evento in sé, ho semplicemente duplicato qui in alto, vedete nel menu c'è la possibilità di duplicare il box di testo, l'ho spostato e c'è scritto appunto
l'invito a trovarci. Questa, diciamo, è la parte che ho pensato per la parte alta del post. Possiamo aggiungere altre foto, perché è importante chiaramente far vedere le attività. Quindi in alto, sulla destra, aggiungendo livello, io posso aggiungere anche un frame, un portafoto, come lo chiamiamo in gergo. Allora, un attimo solo. Ecco qua. Emanuele, ho notato che il portafoto è solo rettangolare, no? Possiamo cambiarlo? Ecco, mi sta cambiando. Sì, l'ho già fatto in diretta, ti ha risposto mentre la domanda. Perché vedete, qui abbiamo, quando inseriamo il portafoto, c'è il menu sulla sinistra dove possiamo modificare tantissime forme. Adesso sì, che è molto vedere. Interessante perché ti ridimensiona la foto alla forma direttamente. Infatti adesso faccio vedere giusto due forme, però ecco, la cosa importante è che con un doppio clic o cliccando su imposta immagine a sinistra possiamo caricare poi la foto del appunto dell'open day in questione. Vediamo, eccola qui. Importantissimo anche, possiamo farlo nel menu a sinistra con posizione immagine o con un doppio clic sul portafoto, entrare all'interno della cornice, quindi muovere la foto, ridimensionare all'interno della cornice. Quindi anche qui è importante tenere premuto shift se vogliamo ridimensionarla. E così abbiamo, diciamo, sistemiamo, ecco, la foto all'interno della cornice. Possiamo fare tante cose perché nel menu relativo sulla sinistra possiamo aggiungere un contorno di vari colori. C'è la sezione contorno che possiamo spuntare e possiamo decidere anche quali contorni fare, che dimensione dare e così via dei contorni. Poi possiamo aggiungere un'ombra qui in basso, giocando un po' anche sulla distanza, sulla sfocatura, insomma possiamo decidere anche quanto trasparente rendere l'ombra e così via. Quindi ci sono tante opzioni che, come vedete, possono essere molto molto utili. Ecco qui, perfetto. Quindi fatto questo, io volendo aggiungere altre foto, innanzitutto riposiziono leggermente e non posso che adesso, per esempio, la cosa più pratica da fare, tenendo selezionato il frame in questione, duplicarlo. Quindi vado sul livello, clicco sul menu, faccio duplica qui in basso, oppure semplicemente posso anche fare Ctrl-C, Ctrl-V o Command-C, Command-V per chi usa il Mac, e duplicare. Vedete che poi spostando i vari frame, abbiamo delle linee, delle guide automatiche che ci aiutano anche a posizionarli in maniera precisa. Questo, ma cosa sono quelle linee che ogni tanto compaiono quando sposti gli elementi, tipo queste? Esatto, sono delle guide automatiche che ci aiutano a posizionare praticamente gli oggetti in maniera il più precisa possibile. Quindi adesso, spostando i livelli per riordinarli, ecco qui. Io, se voglio metterlo al centro, so che muovendomi, seguendo questa guida automatica, mi sto spostando al centro in verticale o al centro in orizzontale in questo caso. Quindi mi dà anche grande precisione per quanto riguarda gli elementi ogni volta che li muovo. Anche perché cioè chi non è grafico in linea non ci presta attenzione allo spazio, quindi al posizionamento degli elementi all'interno del foglio. Queste guide già indicano dove mettere gli elementi, perché alle volte c'è proprio una... graficamente ci sono gli elementi messi in modo casuale, come se mettessi la roba nell'armadio a cavolum, no? Buttati a caso. Infatti, Melissa, era proprio la domanda che ti avrei fatto dopo. Ne abbiamo già parlato tante volte, i tuoi consigli sono stati preziosi. Ma la domanda che ti avrei fatto, i consigli per un volantino, una brochure, una locandina graficamente ineccepibili. Allora, a me viene innanzitutto
da dire che mi piace moltissimo l'idea di bloccare il livello, perché spesso quando mi diletto nelle poche cose di grafica che faccio, è fastidioso, perché basta passare il mouse e fare un clic per sbaglio e si sposta tutta l'impostazione che avevi dato, quindi cioè, si innervosisci, inizia a sbattere tutto quanto mouse e tastiera perché ti stai innervosendo. Invece tu hai la possibilità di bloccare i livelli in una determinata posizione, magari comunque poi li puoi sbloccare ed eventualmente cambiare, però hai già un'impostazione di massima. E poi la possibilità, appunto, come in questo caso, di duplicare i livelli per avere un'armoniosità nelle forme, nelle dimensioni, e dal punto di vista anche della scrittura, mi raccomando, magari potete utilizzare anche font diversi, ma il consiglio, Melissa, ricordami, cioè smentiscimi, è quello di usare comunque lo stesso font, magari con dimensioni diverse, per un'alta leggibilità di quella che è la nostra locandina. Melissa, tu cos'altro potresti dare come consiglio? Magari Massimo due font, se proprio uno vuole mettere il titolo con un font e poi invece il corpo del testo, dove è un pochino più discorsivo, tipo vi invitiamo a un font più leggibile. Io posso mettere un headline con un carattere un po' più fantasioso, però poi la scritta usarne una un pochino più leggibile, però non esageriamo, perché alle volte vedo anche 10.000 font, non si capisce niente. Esatto, e soprattutto, per esempio, in questo caso il logo della scuola, se pensate che si veda poco il nome della scuola, e quindi tenete conto che la locandina alla fine è rivolta ai ragazzi, ma anche alle famiglie, ai genitori, nonni, che sono magari come me, hanno difficoltà con la vista perché inizia la presbiopia e quindi non ci vediamo, allora potete voi andare a modificare magari il colore di sfondo per far sì che la vostra scritta, se pensate che non venga bene in risalto, possa essere appunto letta meglio. Quindi magari creare delle trasparenze, come ha fatto vedere Manuel, andare a modificare il colore dello sfondo, eccetera, eccetera. Io mi ricordo che all'inizio che preparavo le mie presentazioni, la prima cosa che mi disse quello che all'epoca era il mio relatore, e mi raccomando, sempre sfondo chiaro con testo scuro, era proprio la prima regola. Poi in realtà ci possiamo divertire, però l'importante è che nel complesso, quando voi andate poi a vedere il prodotto finito, tutte le informazioni necessarie, no, utili al vostro open day devono essere ben visibili. Immaginate che i genitori si trovano tante locandine, perché adesso siamo invasi, no, da locandine dei vari open day, e non so questa a quale scuola si riferisca, quindi è importante farci riconoscere bene. Dico bene, Marilena, mi stavi dicendo sì, mi piace. Sì, lo sai perché? D'accordo con me. Perché, ma quello sempre, lo sai? Siamo in sintonia. Però no, su questo fatto mi è fatto venire in mente una cosa di cui abbiamo parlato spesso anche con Melissa, sul colore. Non solo il font, ma l'utilizzo del colore, vero Melissa? Quello anche è importante nell'armonia di una locandina. Non usare troppi colori e magari armonizzarli in una scala cromatica. Sì, sì, poi stavo pensando a cos'altro vale sempre la regola less is more, quindi informazioni chiave, chi, cosa, dove, quando, perché. Non esageriamo con i font, non esageriamo con i colori. Il mio suggerimento, se posso dire, è che se uno è un po' inesperto dal punto di vista grafico, quello che offre qui Pixlr è ottimo dal punto di vista dei template, quindi una grafica già fatta dove si vanno a sostituire gli elementi, quindi si vanno a sostituire eventuali immagini e il contenuto del testo, e poi ho visto anche le possibilità di template di testo, quindi font che stanno bene tra di loro. Quello, cioè, se uno vuole farsela da zero va bene, però io consiglio di osservare quello che già offre il sistema, l'applicazione. Verissimo, anche perché c'è talmente tanta scelta, quindi non rischiate, se questo è il vostro timore, di creare una locandina uguale ad un'altra, insomma, perché anche se il template è lo stesso, potete andare a modificare praticamente tutto, pur avendo proporzioni e sistemazione delle vostre forme messe già, predisposte, già pronte per voi, quindi non rischiate, non correte questo rischio, insomma.
Scusa, se ti interrompiamo. No, prego, anzi, io vi ringrazio per arricchire. È giusto anche giustamente appunto parlare consigli grafici, sono assolutamente d'accordo. Mi volevo associare anche sui colori, magari ecco consigliando sempre un contrasto che possa colpire, o utilizzando appunto una palette di colori dello stesso tipo, quindi colori freddi ma magari ecco con tonalità diverse, oppure appunto contrasto tra colori freddi e colori caldi per esaltare di più magari determinati elementi di una locandina piuttosto che altri. Io qui semplicemente ho adesso, proseguendo, sostituito le immagini all'interno dei frame portafoto, quindi come... Scusa, un'altra domanda, Manu, sì. Scusa. Immaginiamo che io non abbia foto di repertorio, che comunque, sì, che ne so, voglio prendere una foto che sia significativa, che è rappresentativa necessariamente, però metti che vorrei farvi dire, che ne so, che facciamo elettronica, ma non ho la foto. Esiste qui la possibilità di trovare... Certo, se torniamo alla home page, qui in alto a sinistra, vedete che nel menu sulla barra di sinistra abbiamo la sezione immagini con incorporato il motore di ricerca con tutta una serie di immagini che posso utilizzare a livello sia diciamo personale che commerciale, quindi io le cerco da quale immagini. Sì. Queste sono coperte da, non hanno il copyright, giusto? Allora, queste qui sostanzialmente si possono utilizzare, sono tratte dal sito Unsplash, si possono utilizzare a livello sia personale che commerciale. C'è una cosa che mi viene da dire, cioè è importante, io consiglio sempre comunque, ove possibile, di soprattutto quando compaiono volti di persone, di riportare l'attribuzione, cioè di citare anche in un angolino l'autore della foto, perché molto spesso su questi siti, come Unsplash o altri che danno via foto gratuitamente, anche per uso commerciale, non vengono raccolte le cosiddette liberatorie da parte dei modelli o anche dalle proprietà, quindi gli edifici che vengono fotografate, cosa che avviene nei siti di stock a pagamento. Quindi questa è una cosa che consiglio, diciamo, onde evitare, non si può mai sapere, soprattutto quando si mostrano volti di persone. Questo è appunto il motore di ricerca interno. Io avevo accennato anche l'altra volta, c'è questa iconcina sulla destra che riporta anche a un altro sito del nostro gruppo, che è 123RF, dove c'è una sezione anche qui di foto gratuite, anche in questo caso è richiesta l'attribuzione, però ci sono tutta una serie di foto disponibili, quindi sia che si usi il motore di ricerca interno, sia magari anche risorse esterne come la stessa 3RF, c'è assolutamente la possibilità anche all'interno della piattaforma di reperire tranquillamente materiale fotografico di vario tipo e utilizzarlo appunto poi nei propri progetti senza problemi. Anche perché poi... una, facci vedere come fai. Sì, praticamente aprendo questa posso scegliere o di aggiungerla a un progetto oppure di creare un progetto nuovo scegliendo anche le dimensioni. Chiaramente più grande la foto, più memoria del browser utilizzerà, quindi c'è data anche la possibilità di come dire, scegliere se magari aprirla in un formato leggermente più piccolo. E quindi scelta la foto la apriamo poi in un altro progetto completamente nuovo. Questo è così come funziona. Questo dà la possibilità di lavorare quasi senza interruzioni, perché lavoriamo sempre all'interno dello stesso ambiente, senza uscire praticamente. E poi tornando poi alla home page si possono aprire tutti i progetti e appunto continuare a modificarli senza problemi. Volendo giusto tornare al discorso foto, volevo giusto aggiungere un altro paio di elementi, sempre tramite aggiungi livello qui in alto a destra, per terminare la nostra locandina. Io, ecco, questo è sempre una foto che ho scaricato da 3RF, allora, un attimo che la faccio comparire in alto, senza doverla muovere tra i livelli, ecco qua.
preso questa foto, volevo far vedere giusto un'altra opzione che abbiamo all'interno dell'editor, nella sezione ritaglio, vedete che qui poi ogni volta che clicchiamo su un elemento abbiamo un menu rapido che ci permette poi di poter fare delle modifiche al volo e accedere poi agli strumenti che ci interessano. In questo caso lo strumento ritaglio, ve lo faccio rivedere, questo qui, abbiamo la possibilità di rimuovere lo sfondo in alto, con questo pulsante in alto, ritaglio AI, Artificial Intelligence, automaticamente, e quindi anche questo è un'opzione molto molto utile per quanto riguarda le possibilità all'interno dell'editor. La sezione in cui possiamo inserire l'indirizzo, eccetera, la possiamo fare ricorrendo a un'altra sezione sulla barra degli strumenti. Qui abbiamo aggiungi elemento immagine, dove ci sono tutta una serie di collezioni di stickers, elementi grafici, texture. C'è anche una barra di ricerca qui in alto che ci permette di appunto chiamare un po' tutte le sezioni di cui abbiamo bisogno. In questo caso, per esempio, vado una sezione a tema, education, appunto una sezione di sticker education che può essere utile, eccola qui. Quindi in questo caso ho anche il vantaggio che posso usare anche degli elementi più grafici all'interno sempre dello stesso editor. Per esempio, se voglio aggiungere una piccola illustrazione, posso sceglierne una per dare ancora più colore alla locandina. E quindi, per esempio, metterla accanto al titolo. Questo è un esempio, giusto per dire che c'è anche questa versione un po' più grafica. Per sì, quanto non, riguarda, non quindi so, non soltanto foto, possiamo mettere anche degli elementi grafici. Ho visto anche i balloon fumettisti, quindi abbiamo la possibilità pure di creare dei piccoli storyboard. Bellissimi, tra l'altro. Carini, carini. Ecco qua, io qui per esempio metto una lavagna, la modifico, qui in questo caso la streccio un po' perché magari la voglio un po' più adatta. E qui per esempio, per mettere il risalto, possiamo appunto scrivere, come dicevamo, la data e tutto il resto, creando diciamo una sezione a parte che salta proprio all'occhio, quindi vado su aggiungi testo sulla sinistra, e faccio tutte le mie modifiche. Quindi in questo caso, per esempio, sono d'accordissimo sul discorso dei fonti, io ne ho usati due, appunto Bebas per i titoli, che è disponibile anche su Google Font, e adesso lo allineo con tutte le caratteristiche a disposizione nella sezione. Quindi per esempio ecco qui. E adesso non faccio altro che copiare e incollare o tramite il menu dei livelli sulla destra o semplicemente con Ctrl-C, Ctrl-V, diventa Command-C e Command-V per il Mac. Beh, diciamo che è velocissimo e pulito, lineare e di facile insomma visualizzazione. Sì. Una volta diciamo neanche un'ora abbiamo creato la nostra locandina. Esatto, poi si possono fare tante cose. Ecco, io adesso qui posso mettere l'indirizzo, il mancabile indirizzo inventato un po' da Paperopoli. Poi ecco, avendo anche a disposizione delle iconcine, posso mettere anche le famose icone, diciamo così, legate proprio alla sezione contatti. Intanto qua lo metto magari un po' più in evidenza. Quindi per esempio, tornando sulla sinistra, andando sempre nella sezione aggiungi elementi immagine, qui posso mettere la barra di ricerca in alto, contact, e appunto c'è la sezione con tutte le iconcine. Qui per esempio vado a prendere appunto in quella lì, come si dice, sciccheria proprio. Sì, sì,
poi chiaramente in basso posso, diciamo così, aggiungere... Teleformando, scherzo. Dimmi, scusami? Ho detto, lo tieni per lo Swift, lo sto informando. Sì. Comunque, la lavagna non mi piace, però tutto il resto sì, grazie. Ma possiamo anche, ecco, appunto, utilizzare un elemento grafico come una forma, non è magari solamente... lo schermo di un computer, di un Mac ci stava meglio. Ecco. I famosi mock-up degli schermi dei computer, dei tablet, dei cellulari. E poi, per far felice Marilena, che so che è una cosa che le piace tanto, non dimentichiamo che possiamo sempre inserire un QR code. Un QR code e quindi legare, far diventare alla fine la nostra locandina, farla diventare interattiva, perché lo leghiamo alla pagina del sito della scuola, dove possono trovare i contatti, dove possono trovare magari la brochure completa con tutti i corsi, le informazioni. Oppure il modulo a cui registrarsi. Perché se magari vogliono fare un laboratorio, o molte scuole fanno, partecipa alla lezione, una giornata al liceo, una giornata all'ITIS, eccetera, eccetera, possono prenotarsi. Quindi ormai il QR code, il lettore QR code ce l'hanno tutti, magari neanche lo sanno, ma ce l'hanno. E sì, quindi ormai diventa, ecco, esatto, e a quel punto diventa una locandina interattiva, perché basta inquadrare il QR code e vieni. Praticamente addirittura possiamo inserire proprio l'indirizzo e il QR code porta al navigatore del telefono che ci porta direttamente alla nostra location. Un'altra cosa che mi piace è che può diventare una locandina dinamica, diventando una GIF o un video, quindi gli elementi si muovono, c'è cioè l'animazione di ogni elemento, quindi se ce l'aveva anticipato l'altra volta, che possiamo sia prendere un template che contiene già l'animazione e quindi partire già da un template in movimento, oppure possiamo aggiungerla poi noi successivamente, creare quindi noi stessi il movimento che preferiamo e dare, magari far comparire le varie forme in diversi momenti, insomma. Quindi la grafica può essere statica da stampa oppure anche, ecco, mobile per creare un'animazione social. Questo anche appunto se si vuole adattare il poster a appunto un ambiente social o anche a un sito web, perché poi l'ultima cosa che volevo aggiungere, qui in basso c'è salva. Esatto, bravo, te lo stavo per chiedere. Come si esporta? Allora, innanzitutto applico un'animazione, diciamo questa per esempio. Questa sì, è carina. E salvando... abbiamo le opzioni sia per l'animazione, quindi possiamo per esempio salvarla in formato video scegliendo anche la frequenza dei fotogrammi, la dimensione, eccetera. Formato GIF, che è molto comodo, come giustamente accennavi anche tu, Marilea, sì, pensando all'ambito web. Molto leggero, sui social. E magari anche volendo mandare email è molto utile per una newsletter, eccetera. Mm. E qui in basso poi c'è chiaramente il formato zip, e qui in basso c'è il formato PixZ, che è il formato nativo di Pixlr ed è praticamente il formato di file del progetto in questione. Quindi io consiglio sempre di spuntare questa sezione qui, salvando nel formato PixZ noi salviamo il file del progetto, quindi ogni volta che lo apriamo questo file PixZ con Pixlr, ritroveremo tutti i livelli, tutti gli effetti che abbiamo inserito, le animazioni che abbiamo applicato, eccetera. Quindi consigli di scaricare tutti i progetti, diciamo, fare una cartella anche nel nostro Drive e poi riutilizzarli. Certo, qualora poi Pixlr facesse questa combo con Drive, sarebbe l'ideale, no? Ci stiamo lavorando, vedremo se riusciamo ad avere poi delle novità in questo senso. Poi chiaramente si possono salvare anche tanti altri formati, JPEG, PNG, eccetera, PDF, quindi c'è una discreta varietà anche per quanto riguarda i formati disponibili. E dicevo, il formato di lavoro è qualcosa che io consiglio sempre, perché proprio per evitare magari che accidentalmente si cancelli la cache del browser, quindi si vada poi a eliminare appunto anche il progetto in questione. E detto questo, io mi fermo qua, non voglio andare oltre, e questo è giusto, diciamo, per dare un'idea su come poter lavorare sia partendo da un template
sia da appunto da zero per quanto riguarda l'utilizzo di Pixel X, che è quello appunto un po' più snello, più veloce, come vedete sono tante funzioni abbastanza varie e molto semplici da usare. Non so se avete domande in particolare, siete state... No, sei stato veramente molto esaustivo. Io immagino le persone che vedranno poi questo in tuo intervento che si cimenteranno, perché hai fatto venire proprio voglia di cimentarsi con questa, con questo Pixel Air, e magari ricordiamo che Manuel è a nostra disposizione, a vostra disposizione per eventuali dubbi, domande, e certo, ci verrà di nuovo a trovare per un'altra sessione la prossima volta, e non vi spoileriamo niente. Nel frattempo esercitatevi, perché è davvero molto facile, molto intuitivo. Magari anche fatelo fare ai vostri alunni, fate un progetto, anche date loro, come sta facendo Manuel oggi, come ha fatto Manuel oggi, l'input per iniziare a fare grafica in maniera facile e veloce. Guidata. Fatelo fare i vostri, anzi un'idea come progetto di far realizzare proprio gli studenti la locandina dell'Open Day, anche perché questo sviluppa il pensiero critico, esatto. Cioè oltre a imparare uno strumento, che va benissimo, una volta che l'ho imparato, mm-hmm, se non so applicarlo me ne faccio ben poco, però metterli alla prova con un compito di realtà, che può essere chi fa la locandina la fa bene, la useremo per, e mettiamo il suo nome, grafica di. Cioè, è un compito di realtà e li motiva anche, però, sviluppare delle competenze, che non è cosa da poco. Assolutamente, sì. Allora, e anche l'organizzazione. Nella scorsa puntata ci avevi dato un premio per chi ci stava seguendo, e noi abbiamo detto che ti avremmo convinto a mettere anche per questa sessione di nuovo la prova che avevi promesso l'altra volta e dato l'altra volta. E lui è bastato poco a convincere, di dire la verità, ma non è una persona straordinaria, ha detto subito sì. Gentilissimo. Anche per quest'oggi, grazie, chi compilerà il form per l'attestato e ci darà appunto dei feedback sulla sessione sarà possibilmente uno tra i vincitori di questa prova di Pixel Air Premium, che è al di là poi della vostra domanda, se farete domanda per la versione Education, è proprio comunque vi dà accesso a tante risorse premium. Grazie ancora Manuel per essere stato con noi e averci aiutato in questo periodo dell'anno, grazie Melissa, grazie Marilena. Grazie a voi, grazie a Manuel. In chat avete tutti i link a cui insomma far riferimento, e la prossima puntata, la prossima live, Manuel ci svelerà altri segreti più avanzati di Pixel Air. Esatto, quindi nel frattempo esercitiamoci. Vi saluto tutti, ciao a tutti, grazie ancora Manuel, ci vediamo la prossima volta. Ciao. Grazie. Ciao.